Si è parlato di efficientamento e risparmio energetico durante l'incontro che si è svolto a Pescara e che ha rappresentato anche un momento d'approfondimento sul tema, esaminando le strategie pratiche e le soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici in un momento come quello che la nazione sta vivendo in cui tali tematiche sono sempre più al centro delle attenzioni politiche. Ah, allora, oggi praticamente parleremo delle possibilità eh, che ci sono in questo momento mh, per le aziende e per eh, i cittadini all'interno del programma di incentivazione delle comunità energetiche, ma vedremo anche quello che è il, la differenza tra risparmio energetico ed efficienza energetica. Quindi tutte quelle attività che si possono mettere in campo poi per raggiungere quelli che sono gli obiettivi europei del Fit for 55, quindi il raggiungimento del 55% dell'abbattimento delle emissioni in atmosfera.